Ed eccoci nuovamente in studio, ritorniamo dopo aver salutato appunto Eddie Bergamo qui in studio, che è scappata perché aveva una serata. Se rimaniamo ancora in compagnia di Pierfrancesco Campanella, ahimè era meglio con Eddie Bergamo effettivamente. Ognuno ha quello che si merita. Va bene, comunque Taglia Corto, che io ho ribattezzato come film breve appunto, diretto da Francesco Campanella, scritto da Lorenzo De Luca, interpretato da Cosimo Fusco, Manuel Oliverio, Alberto Marino, Giampiero Corica e Eddie Bergamo per la prima volta sullo schermo, ma anche da soprattutto dalla protagonista appunto di questo, l'ho citata per ultimo, non a caso comunque, Elisabetta Rocchetti, che è in diretta qui con noi, una attrice emergente. Ciao Elisabetta, che ha scritto già, anche se giovanissima, pagine molto belle appunto del mondo del cinema. Tra l'altro il tuo curriculum è molto molto ricco. Oggi dovevi essere qui tra noi ma hai avuto un problema, però siamo riusciti a contattarti lo stesso telefonicamente. Sono e mi sembra che già un'altra volta sei stata ospite nostra telefonicamente in occasione del film, dell'altro film di Pierfrancesco, per Piano 17, mi ricordo. Sì, forse. Manetti, sì. Bene, sì, Manetti Bros. Allora, io non so, posso dire il ruolo che interpreta Elisabetta, no? No, perché sennò sveli tutto. Sennò svelo tutto. Bene, comunque ho detto che non è stato acciuffato in realtà Il vero Jack Lametta, effettivamente, però pensando a dei capelli lunghi. Adesso, comunque tutti nel film hanno i capelli lunghi, perciò insomma non ho svelato nulla. Comunque diciamo che tu interpreti la protagonista di questo film. Tra l'altro sì. Non è indimenticabile la tua interpretazione dell'imbalsamatore di Matteo Garrone e anche in altri film come Cattive Inclinazioni appunto di Pierfrancesco Campanella. Uno a caso. Un'attrice così bella, brava, molto impegnata soprattutto nel thriller. Come mai, Elisabetta, secondo te? Ma credo che sia una questione di viso, nel senso che io credo di avere, anzi spero di avere un talento comico, però in realtà questo viso magro, un po' irregolare, questi capelli lunghi, sciolti, sempre un po' così sconvolti, mi danno un'aria così da assassina o da vittima, insomma. E quindi mi hanno sempre chiamato per questo genere di film, anche Dario Argento. Io ho fatto un film che si chiamava Ti piace Hitchcock, sì, dove interpretavo proprio un'assassina. E non ti so dire. Non volevo snocciolare proprio tutto il tuo curriculum, sennò sarebbe durata un quarto d'ora soltanto la. Devo dire Ti piace Hitchcock, che sarà presto programmato in televisione sulla Rai. Ah, sì. Infatti è stato prodotto da Rai Fiction. Esatto. Sì. Comunque non volevo interromperti. Con Elio Germano, che è l'attore del momento. Oltre che con Elisabetta Rocchetti. Ma comunque io spero di fare commedie, spero che per Francesco Campanella cambi genere. Una bella commedia per me. No, per te scriverò una tragedia. No, vabbè, una tragicomica. È sempre così cattivo Francesco, nello scherzo, però scherza lui, scherza però in maniera cattiva, come dire, in maniera molto pungente. Un tipo di umorismo inglese. Mi fa sempre soffrire. Bene, Elisabetta, come soffrire un po', godere? Mi ama e mi odia. Più che altro ti odio, però insomma. Più che altro mi odia. Bene, ritorniamo a parlare ancora di Taglia Corto, appunto, interpretato appunto da te. Pronto, ci sei? Sì, come no. Adesso, ecco, volevo dire una cosa, parte tutto. Elisabetta sta per debuttare nella regia di un film. Quindi ha già diretto un cortometraggio bellissimo che ho visto ed è veramente molto molto bello, diretto e interpretato da lei. L'altro attore protagonista era Giampaolo Morelli e adesso farà un film come regista, ha scritto lei stessa la sceneggiatura e secondo me lei ha un grosso talento, a parte come attrice ma anche come autrice. Grazie. Potrebbe essere veramente la rivelazione dei prossimi anni, Elisabetta. Ci può speriamo delle grandi sorprese. Potrai darci delle grandi sorprese, sono sicuro. Speriamo. Posso fare un piccolo annuncio? Sì, fai a proposito di questa cosa. No, siccome sto cercando un attore che non ho ancora trovato per fare interpretare il ruolo della protagonista del mio film, sto cercando un 18enne bellissimo che sta per recitare e non lo trovo. Quindi volevo. Bellissimo, moro o biondo? Ma guarda, non è importante, basta che sia bello. Il problema è che chi è bello di solito non si impegna. E quindi di solito non è bravo. Trovo attori bravissimi, ma non con quel carisma che sto cercando. Volevo fare un piccolo annuncio, se chi è interessato mi può mandare del materiale inviandolo sul mio sito, che è www.elisabettarocchetti.it.
Perfetto, perciò i nostri ascoltatori, c'è qualcuno interessato, sicuramente ripetiamo, appunto, www.elisabettarocchetti.it. Sì, e vogliamo dare anche l'indirizzo email? Cosa? Vogliamo dare info, chiaramente, elisabettarocchetti.it? Certo. Sì, tanto sul sito ci sarà sicuramente un modo per collegarsi, insomma. Bene, ritorniamo ancora alla tua interpretazione, Elisabetta. Sì. Come hai vissuto questa esperienza? Perché poi il caso di Jack Lamette è un grande caso di cronaca, tra l'altro irrisolto. Non si tratta di un serial killer, non si tratta di un assassino seriale. Però sicuramente era un caso pericoloso, ma un caso che ha veramente ossessionato e spaventato, terrorizzato la città di Roma, soprattutto nel quadrante, diciamo, Appio Tuscolano. E tu come hai vissuto questa cosa? Anche se non ricordi sicuramente questa vicenda. La vicenda dell'83, non so, tu sei giovanissima, Elisabetta, magari eri bambina, non te lo ricordi. Avevo 8 anni nell'83. Sì, però sicuramente era un modo per farti dire l'età, adesso ci siamo riusciti. 32 anni purtroppo. Però per storia tramandata, ecco, sicuramente conosci il... A parte hai dovuto interpretarlo, perciò, insomma, come l'hai vissuta questa cosa? Cioè, innanzitutto io non ho interpretato questa storia, nel senso che era una visione di Pier Francesco, esatto. Il suo Jack Lametta era una sua proiezione, quindi comunque ho vissuto quel tipo di Jack Lametta, non quello reale, l'originale, ma sinceramente in effetti ero un po' troppo piccola per vivere questa paura di Jack Lametta, alla mia età non posso dirti che sono cresciuta con Jack Lametta. Poi posso dirti che non ci ho mai creduto, cioè secondo me era la gente che ci faceva male e aveva addebitato questo... diciamo una specie di leggenda metropolitana, secondo sì, te? Sì, non ci ho mai creduto, nel senso che magari ci sarà stato uno che per scherzo l'avrà fatto due volte all'anima e poi sarà sparsa la voce. Però Pierfrancesco mi sembra che... Ah, dici che ci sono state delle emulazioni? Secondo me sì, poi magari uno per... Magari non era lo stesso ad agire, erano più persone che avevano magari facevano delle scommesse, non lo so. E poi si è interrotto diciamo, poi ci sono delle cose che iniziano e poi si interrompono. Per esempio, vi ricordate entrambi poi la moda del... Era diventata una moda del lancio dei sassi dal cavalcavia, che poi ha fatto delle vittime, purtroppo. Poi dopo invece una moda che come tutte le mode è finita. Finita, effettivamente, come tutte le, quasi... Sai che c'è, quando si parla troppo, no, nei media di informazione di cose particolarmente violente o particolarmente curiose, il pericolo del desiderio di emulazione è sempre dietro l'angolo. Sì, perché comunque la gente ha bisogno di identificarsi in qualcosa e spesso si identifica nelle cose negative. Sì, purtroppo la società di oggi ci ha insegnato il culto delle cose negative. Sì, anche quelle positive, però... Sì, per fortuna, però quelle positive non fanno notizia. Quelle non fanno notizia, sì. È vero. Per esempio il fatto che uno compie un'opera buona, no? Magari fai un gesto di solidarietà, non gliene frega niente a nessuno. Sì. Ammazzi una persona, vai sul giornale, questo è la... purtroppo... È vero. C'è una forma di incoscienza collettiva, per cui quando la gente, addirittura i suicidi, sono spesso delle cose che si fanno per moda, quindi addirittura chi si fa del male a se stesso può immaginare come può andare di moda a far male agli altri, insomma. No? Dunque, Elisabetta, ti volevo chiedere, oggi praticamente rispetto a una volta c'è una esposizione mediatica molto forte per quanto riguarda i casi di cronaca nera. E poi diciamo il pubblico li vive quasi come se volesse vedere il finale di un film. E come ti poni? Perché tra l'altro c'è poi uno sciacallaggio mediatico probabilmente molto, che io tra l'altro, anche se il mio lavoro sono dei miei colleghi quelli che fanno determinate cose, io ho sempre completamente abborrito. E come ti poni tu di fronte a questa realtà che purtroppo secondo me è deleteria poi alla fine? Nella realtà della cronaca nera, dici? Sì, perché secondo me poi sminuisce quella che è la gravità del fatto e lo fa diventare quasi una telenovela che, di cui si aspetta il finale, poi se il finale non c'è si aspetta prima o poi dice no, prima o poi arriverà e aspetta, cioè ormai è diventato è come se uno seguisse tante telenovelas, capisci? Dei casi, delle fiction, però in qualche modo forse...